forse è nato perché serviva che il Librino fosse così, diventasse un bacino e un territorio e un serbatoio di voti. E questo ci tengo a precisarlo trasversalmente, politicamente parlando, da destra a sinistra e chi sta a centro. Serve il Librino a tutti. Dopo Palermo, Catania e Messina, come densità abitativa, Librino è la quarta città siciliana. Librino è stato sempre terra di violenza, nel senso, sotto qualsiasi campagna elettorale, le promesse oppure i servizi a pagamento, nel senso che possibilmente Staria viene un politico che la fa bonificare, oppure nascono delle bambinopoli opportunamente per fare giocare i ragazzi, ma tutto ha uno scopo. Non c'è un voto libero. Come si costruisce, come viene garantito il consenso sociale a Librino? Sai, è facile. In queste realtà non è escluso che magari ti arriva un po' di pasta, dell'olio in passato. Oggi le persone non l'accettano più, cercano soltanto il Dio denaro, il posto di lavoro. Può sembrare strano, ma è così. Lo Stato non può avere il controllo del territorio. Il presidio sì, ma il controllo non lo possono mai avere. Perché, ripeto a dire, tutto parte dall'alto. Se non nasce quella spontaneità e garanzia che lo Stato a me mi protegge o mi garantisce, e mi viene meno sta garanzia o sta protezione, io mi rivolgo a chi, sotto altre forme, mi garantisce e mi tutela, magari pagando. Tanto io lo Stato lo pago, ma non mi garantisce.